Sembrano rallentare i contagi da coronavirus in provincia di Bergamo. Oggi sono stati 344 in più di ieri, con una crescita inferiore rispetto a quella registrata tra sabato e domenica. Medici di famiglia ammalati, in Val di Scalve arriva personale dell'esercito, rimodulato anche il servizio di assistenza. Una canzone per sentirsi più uniti con la musica in questo momento difficile, ma anche per aiutare il Papa Giovanni di Bergamo. È l'idea partita da un giovane di Ardesio che con altri musicisti del Nord Italia ha dato vita a Resilienza. Buonasera, bentrovati con il nostro telegiornale. Iniziamo con la cronaca. Tre cittadini di origine marocchina sono stati denunciati dalla polizia locale dell'Unione Comuni Insieme sul Serio. Nel pomeriggio di sabato si aggiravano con fare sospetto nel territorio di Gazzaniga. I tre di 21, 24 e 19 anni, residenti a Brescia, al lato del controllo da parte della pattuglia, risultavano tutti con precedenti per furto e rapina. Uno risultava colpito da un provvedimento d'espulsione dal territorio italiano. Ulteriori accertamenti hanno permesso di trovare a uno dei tre un coltello a serramanico subito sequestrato. I tre, oltre ad essere deferiti all'autorità giudiziaria per inosservanza del decreto coronavirus, sono stati denunciati anche per porto abusivo d'armi e inosservanza del provvedimento d'espulsione. E continuano i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo per far rispettare il decreto coronavirus del 9 marzo. Purtroppo scattano ancora anche le denunce. Ieri sono stati controllati oltre 30 esercizi commerciali e oltre 500 persone, le cui autodichiarazioni sono state successivamente sottoposte ad attenta verifica e hanno fatto scattare 54 denunce. Ad esempio, sul nostro territorio, tre ragazzi di Pianico sono stati fermati alle 14.30 in auto a Costa Volpino mentre giravano alla ricerca di un bar fronte lago per prendere un caffè. I carabinieri in questi giorni stanno dando supporto a diverse realtà, ad esempio le farmacie, per far giungere presso le abitazioni di alcuni cittadini bombole d'ossigeno ad uso sanitario che per oggettive difficoltà non sarebbero potute essere consegnate in tempi rapidi. Voltiamo pagina. Un lutto ha colpito la chiesa bergamasca, la Valgandino in particolare. Nella notte si è spento l'arciprete di Casnigo, Don Giuseppe Berardelli. Sentiamo Vladimir Lazzarini. È morto la scorsa notte l'arciprete di Casnigo, Don Giuseppe Berardelli. Aveva 72 anni. Era originario di Fonteno, dove era nato nell'agosto del 1947. Ordinato sacerdote nel giugno del 1973, il suo primo incarico era stato quello di coadiutore nella parrocchia di San Giuseppe a Bergamo, quindi a Calolzio dal 76 all'84. Divenne in seguito parroco di Gaverina e dal 93 parroco di Fiorano al Serio. Nel 2006 la nomina ad arciprete di Casnigo. Sembra che Don Giuseppe Berardelli avesse già qualche problema di salute. Le sue condizioni sono poi peggiorate fino al decesso avvenuto all'ospedale di Lovere. Per ricordarlo, l'oratorio di Casnigo ha invitato i parrocchiani ad accendere questa sera un lumino sulle finestre. Un altro lutto purtroppo: in Valgandino si è spento Aleffe Carlo Enea Pezzoli, aveva 90 anni ed era stato più volte sindaco del paese. Medico chirurgo, fu primo cittadino con la Democrazia Cristiana e poi negli anni 90 con la Lega. L'ex sindaco Giuseppe Carrara lo ha ricordato su Facebook, resterà di lui un bel ricordo per molti, ha scritto. Resteranno in mente le sue battaglie politiche, i suoi scritti pungenti verso i rivali, me compreso, ma oggi, seppur Enea dichiarasse di essere ateo e aveva passione per la matematica, nel paradiso dei sindaci ci sarà un angelo in più, conclude così Carrara. Cambiamo argomento. Sembrano rallentare i contagi da coronavirus in provincia di Bergamo. Oggi sono stati 344 in più di ieri, portando il totale a 3.760. Ieri la crescita era stata di 552.
È ancora presto però per trarre considerazioni sull'andamento, bisognerà aspettare i prossimi giorni. Il punto della situazione è stato fatto come di consueto dall'assessore regionale al welfare Giulio Gallera. Vediamo uno stralcio della conferenza stampa. Partiamo dal dire che ho un dato positivo, cioè la gente sta rimanendo a casa e ricordo assolutamente a tutti di continuare questo sforzo che speriamo o contiamo che per la fine di questa settimana ci consenta di vedere finalmente questa linea non più crescere, cioè quella dei continui contagi, ma almeno a fermarsi, nel senso di stare in una situazione neanche più di crescita costante, ma di diminuzione, di rallentamento. Questo è l'auspicio che noi ci poniamo. Questi giorni sono ancora giorni di crescita dei contagi, crescite anche, come abbiamo sempre detto, i dati sono sempre dati anche un po' scomposti, o meglio ci sono dati che crescono molto, dati che invece crescono meno, quindi così come non possiamo, e lo ripetiamo oggi come l'abbiamo fatto ieri, esultare per i dati che hanno un incremento estremamente ridotto, dall'altro però non possiamo neanche dare un giudizio molto negativo su dati che crescono in maniera significativa. Per esempio, il dato dei positivi è arrivato a 14.649 e più 1.377, che è un dato inferiore a quello di ieri, in linea con quello degli altri giorni, anzi leggermente minore. Quindi anche questo testimonia la costanza del dato, non c'è una crescita esponenziale, ma è così. Il dato delle persone ricoverate è un dato molto più alto rispetto a quello di ieri, siamo arrivati a 6.171 con un incremento di 1.273, ma così come ieri era un dato tendenzialmente sotto la media degli altri giorni, solo 600, oggi non possiamo considerare questo un dato indicativo di un costante aumento del numero di persone che viene ricoverato, anche perché dagli incontri che io faccio quotidianamente è chiaro che il quadro del fronte, cioè degli ospedali, evidenzia una grande sofferenza dei presidi, ma una situazione costante, in qualche caso anche dalle zone più critiche in leggerissima riduzione, altre di un mantenimento di un afflusso ampio, ma non una crescita importante o esponenziale in nessuna zona della nostra regione. Questo è l'elemento che ci tengo a sottolinearvi al di là dei dati. Per quanto riguarda le terapie intensive, siamo arrivati a 823, più 66 rispetto a ieri, e i decessi sono arrivati a 1420 con una crescita di 202 che è inferiore però rispetto a quella di ieri. Quindi questi sono i dati della giornata che vanno presi, come dicevamo, con la logica della trasparenza totale e assoluta che Regione Lombardia vuole avere, ma anche con la valutazione opinabile di dati che non hanno un'oggettività se non visti in un arco di tempo abbastanza ampio. Abbiamo i dati per provincia, la provincia di Bergamo ha dei dati che sono inferiori rispetto a quelli di altre province, siamo arrivati a 3.760 con un incremento di 344, la provincia di Brescia è a 2.918 con un incremento di 445, quindi dopo tanto tempo la provincia di Brescia ha un incremento più sostanziale rispetto a quello della provincia di Bergamo. Per affrontare l'emergenza coronavirus in Val di Scalve oggi sono arrivati un medico e un infermiere dell'esercito. È stato riorganizzato anche il servizio di assistenza sanitaria, funzionerà solo l'ambulatorio di Vilminore con nuovi orari. Ma sentiamo il presidente della comunità montana e sindaco di Vilminore, Pietro Orru. Come ormai penso sia risaputo, anche in Val di Scalve la situazione è un po' sfuggita di mano perché i numeri continuano a lievitare. Abbiamo anche i primi morti, sono diverse le persone a casa con la sintomatologia del Covid, pertanto l'unico input che continuiamo a ribadire in tutti i nostri messaggi audio piuttosto che nei post sui social è di stare a casa e limitarsi il più possibile
nelle proprie attività domestiche, evitare quantomeno di andare a fare la legna nel bosco, piuttosto che altre attività che potrebbero generare dei problemi di salute ai quali non sapremmo come intervenire, perché l'ho detto già da un paio di settimane, la situazione è più grave di quello che potrebbe sembrare. Soprattutto in Val di Scalve abbiamo i volontari di Croce Rossa che sono da osannare per quello che stanno facendo, perché hanno garantito la copertura del servizio, prima solo nelle ore diurne e adesso tutti i giorni e tutte le notti, perché il personale del 118 è stato spostato in Valseriana dove c'era più necessità. Non è che qui non vi sia la necessità, c'è assoluta necessità anche qua da noi, e pertanto i volontari si sono resi disponibili e stanno coprendo le ore di servizio, ma dobbiamo fare in modo che questi volontari siano dedicati esclusivamente a questo tipo di emergenza sanitaria. Quindi il mio accorato appello è di stare a casa. Ora che abbiamo anche i 3 medici di base che si sono influenzati, hanno riscontrato una malattia, non sappiamo ancora se il coronavirus, ma comunque sono in malattia, sono a casa. C'è stato mandato il personale dell'esercito, un medico, un infermiere che possano sopperire a questa cosa. Ma è bene che la gente recepisca definitivamente il messaggio. Bisogna stare a casa, non lo dico perché mi va di obbligarvi a stare a casa, ma perché non c'è alternativa. Dobbiamo fare in modo che le persone stiano a casa, che questa influenza, che questo momento così tragico passi. Ci sarà poi tempo per piangere i nostri morti e saremo tutti insieme di nuovo abbracciati a farlo. Ma fino ad allora vi prego, state a casa. Muovetevi solo se esclusivamente necessario. Ma vi ricordo che c'è un servizio di trasporto di pasti a domicilio per gli anziani, di recapito della spesa e dei farmaci. Quindi sfruttatelo, non andate inutilmente in posta a pagare dei bollettini che hanno poco valore in questo momento. State a casa, vi supplico, state a casa. C'è un video che in questi giorni dalla Valle Seriana ha fatto praticamente il giro del mondo perché più dei numeri fa capire la situazione drammatica che sta vivendo la nostra terra. Lo ha realizzato Giovanni Locatelli di Cerete. Nei giorni scorsi ha preso una copia di Lecco di Bergamo del 9 febbraio e poi lo stesso giornale del 13 marzo e si è limitato a misurare lo spazio dedicato ai necrologi. Ha messo tutto su Facebook, il video è stato pubblicato da siti internet italiani, ma anche tedeschi, austriaci, danesi, britannici e persino degli Stati Uniti, di Taiwan e del Giappone. Vediamo. Buongiorno cari amici, così solo per darvi un'idea di come siamo messi, Lecco di Bergamo, domenica 9 febbraio, una pagina e un qualcosina. Andiamo invece a guardare il Lecco di Bergamo di oggi, venerdì 13 marzo. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una semplice influenza. Grazie. In questi giorni, lo sottolineiamo ancora, ci sono tanti modi per aiutare chi sta affrontando l'emergenza in prima linea. Tra le realtà che si possono sostenere c'è anche il Corpo Volontari Presolana che ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma online GoFundMe. È possibile anche fare una donazione attraverso l'IBAN pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione. E la diocesi, di Bergamo va in aiuto a chi in questi giorni sta affrontando in prima linea l'emergenza coronavirus. Il vescovo Francesco Beschi ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente spazi per medici e infermieri. Lo ha fatto sapere la stessa diocesi, questo il messaggio. Cari medici e infermieri, per venire incontro alla necessità di alloggi per il cambio dei turni e per un po' di riposo nell'eroico sforzo che state offrendo, visto che la pressione dell'urgenza e la responsabilità verso i vostri familiari spesso vi costringe a non tornare a casa, il vescovo Francesco di cuore mette a disposizione gratuita 50 stanze con bagno
presso il seminario diocesano in Città Alta, dove potrete trovare accoglienza. Ecco, per informazioni per la gestione e le prenotazioni si può chiamare il numero 035 28 64 01. Lo ripetiamo, 035 28 64 01. In questo momento difficile la diocesi cerca di stare vicina ai bergamaschi anche attraverso la preghiera. Un'iniziativa dedicata ai più piccoli è partita proprio oggi. Siamo in collegamento con Don Emanuele Poletti, direttore dell'Ufficio per la Pastorale dell'Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo. Proprio oggi è partita questa iniziativa dedicata in particolar modo a bambini e ragazzi, si chiama Buongiorno Gesù. Di che cosa si tratta? Un saluto a tutti, questa è un'iniziativa che è stata pensata in collaborazione con i preti giovani della nostra diocesi. Siamo una diocesi ancora molto fortunata che ha la possibilità di godere della presenza di molti sacerdoti giovani e con loro abbiamo pensato in questo tempo così particolare di offrire questa possibilità a tutti i bambini e i ragazzi della nostra diocesi. Alcuni minuti di preghiera all'inizio di ogni giornata. Li abbiamo chiamati appunto Buongiorno Gesù. Si tratta della recita delle preghiere più semplici, del Ti adoro, del Padre nostro, e di uno spunto di riflessione preso dal Vangelo della liturgia del giorno. Tutti i sussidi che la diocesi ha elaborato nelle scorse settimane per animare questo tempo di Quaresima che stiamo vivendo hanno come filo conduttore, come punto di riferimento il Vangelo del giorno. E allora anche per questa iniziativa che si colloca in questo tempo abbiamo pensato di tenere come spunto di riflessione lo stesso elemento, un versetto del Vangelo del giorno. La cosa bella è che questo spunto di riflessione, insieme alle preghiere più semplici, è offerto a turno da un curato, da un prete giovane della nostra diocesi. Ogni giorno un prete giovane che vive il suo ministero in un oratorio della nostra diocesi offre questo spunto di riflessione a tutti i bambini e i ragazzi. Ecco, dove si possono, trovare questi video? I video si possono trovare sul canale YouTube di Oratori BG e comunque il link a questo canale YouTube lo si può trovare sul sito della diocesi, diocesibg.it, sul sito degli oratori, oratoribg.it e sui social di Oratori BG, su Facebook e su Instagram. Il link al canale YouTube poi è diffondibile anche tramite WhatsApp, di modo che i catechisti piuttosto che i genitori dei più piccoli che vogliono far vedere il video possono riceverlo anche attraverso questo strumento. Questa si aggiunge a diverse altre iniziative che la diocesi sta proponendo in questo periodo. Sì, insieme a questa iniziativa ce ne sono tante altre, c'è la possibilità di scaricare comunque in formato digitale tutti i sussidi che la diocesi ha elaborato nelle scorse settimane, che ricordavo anche prima, c'è la possibilità di ascoltare la riflessione legata al Vangelo della domenica fatta dal nostro stesso vescovo Francesco, ogni domenica commenta il Vangelo per i bambini e per i ragazzi, c'è a disposizione un'app per approfondire la Bibbia, c'è la possibilità di avere anche altri video legati sempre ai Vangeli della domenica o dei giorni feriali. Sono tutti modi che la diocesi ha pensato per sentirsi comunque uniti, anche se distanti in questo tempo un po' particolare. E con la riorganizzazione di numerosi uffici attraverso lo smart working, il lavoro agile da casa, c'è chi si offre per consulenze gratuite attraverso le quali affinare le metodologie. Sentiamo. Ciao a tutti, sono Marcello Romelli e questi giorni sono per così dire rifugiato nel distaccamento domestico del mio ufficio per evitare di uscire di casa inutilmente, come peraltro consigliato dai nostri stessi capi politici. Sono un consulente informatico, libero professionista e come tanti altri lavoratori autonomi, questi giorni sto facendo i conti con le inevitabili perdite a causa dell'emergenza Covid-19, altresì conosciuto come coronavirus. Mi sento vicino agli italiani e alle loro famiglie colpite da questa pandemia
e non posso che cercare di essere solidale nel mio piccolo, offrendo gratuitamente la mia consulenza in tema di smart working. A tutti quei professionisti o aziende che hanno difficoltà a gestire il lavoro tramite strumenti online. Da anni ormai il mio lavoro gravita intorno ad internet, per cui ho appreso a contatto con le varie realtà diverse tecniche, pratiche e metodologie utili al lavoro agile, di cui tanto si sente parlare. Collaborazione in team, gestione delle operazioni, condivisione di schermo, condivisione di risorse di rete, condivisione di file, connessione e comunicazioni dedicate e sicure. Questi sono alcuni dei temi che toccano la consulenza che dedico a tutti coloro che desiderino trovare una soluzione insieme per combattere i problemi che ci troviamo a fronteggiare. Uniti possiamo farcela per la nostra famiglia, per il nostro paese, per la provincia di Bergamo, per la Lombardia e l'Italia intera che questi giorni sta soffrendo. E anche la musica può aiutare in un momento così difficile, una canzone per sentirsi più uniti anche con un obiettivo di solidarietà è l'idea partita da un giovane musicista di Ardesio, Nicola Bigoni, in arte TBO, che con altri giovani del Nord Italia ha dato vita a Resilienza. Vediamo. Il progetto Resilienza nasce un po' per caso, insieme a un amico, cercando un'idea, un modo per creare una catena, un ponte tra musicisti in questo periodo, di isolamento, perché una cosa importantissima per noi musicisti è avere sempre qualcuno con cui suonare. Difficilmente si riesce a fare musica da soli. E subito ci viene in aiuto la tecnologia, perché nel 2020, giorno d'oggi, registrare e farsi video, eccetera, è alla portata di tutti, e generalmente i musicisti, chi fa musica, ha delle attrezzature per registrarsi anche in alta qualità. Quindi ho cominciato a contattare sia amici che compagni di università, studiando a informatica musicale, ci sono molti musicisti, e anche compagni di conservatorio, conoscenti. Pure youtuber, ovvero gente che io non ho mai visto in vita mia, ma ho seguito i loro lavori nel corso degli anni e ho provato a contattarli. E quindi siamo arrivati ad un team di 13 persone, di cui io e William Limonta abbiamo scritto il testo del brano e ho fatto anche velocemente la musica, però poi ognuno ha messo del suo, mandando la propria performance con il proprio strumento, oppure cantando sia il video che la voce. Poi subito direttamente collegato a questo nasce l'idea di un modo di aiutare anche l'ospedale di Bergamo, il Papa Giovanni XXIII, inserendo i link e le modalità di donazione sotto al video, e in più se questo brano avrà qualche provente proveniente dagli ascolti, dalle visualizzazioni, da qualcuno che può comprare il singolo comunque sulle piattaforme, verranno direttamente donati poi da noi, passati sempre all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Come dicevo, i musicisti sono 13, prevalentemente tanti delle nostre zone, della Val Seriana, ma anche gente dal Veneto, gente da altre regioni che si è fatta avanti e ha accolto l'invito. Ringraziamo anche Emma ed Anna che alla fine del video ci hanno ricordato, mola mia, di tenere duro che ce la faremo. Ringraziamo anche tutti voi, ringraziamo Antenna 2 per l'opportunità. Resilienza, YouTube, Spotify, iTunes, Google Play, dappertutto potete ascoltare il nostro brano. Grazie ancora. Anche quando i perdenti tagliano la corda, anche se nulla in questo mondo ti conforta. È una guerra combattuta dietro una porta. La tua voce è il tuo mitra, quindi Canta finché ne hai forza. Sai che domani sorgerà ancora il sole, continuare a sognare non è mai stato un errore. E ogni piccola cosa la fa la differenza. Ti pieghi e non ti spezzi, pura resilienza. Pura resilienza.
e la musica più di tutto ci fa viaggiare. Ci osserva senza parlare, nelle corsie affannate tra la morte e uno sguardo nel mare. Sai che domani sorgerà ancora il sole, continuare a sognare non è mai stato un errore, e ogni piccola cosa la fa la differenza. Ti pieghi e non ti spezzi, pura resilienza. Sai che domani sorgerà ancora il sole, continuare a sognare non è mai stato un errore, e ogni piccola cosa la fa la differenza. Ti pieghi e non ti spezzi, pura resilienza. Verso la fine del nostro TG con i programmi di Antenna 2, iniziamo dal canale 88, dopo il telegiornale e le previsioni del tempo, ricordiamo l'appuntamento con la preghiera in famiglia a cura dell'oratorio di Clusone, a seguire una serata di spiritualità, questo appuntamento di Antenna 2 che vi accompagnerà in questi giorni, poi a seguire una partita di calcio alle 22.30. Il TG alle 23.40 Agri Sapori, il canale News 218 alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 l'anteprima Target. Continuiamo con la rassegna Rivediamoli e questa sera rivedremo il Palio degli Asini di San Lorenzo del 2013. Il canale sportivo 628 alle 20.10 Paddock, alle 22.30 la partita di calcio Basiano Masate Pradalunghese. L'almanacco, domani è martedì 17 marzo, il sole sorge alle 6.23, tramonta alle 18.34, la luna è all'ultimo quarto, sorge alle 2.48, tramonta alle 11.34, la chiesa ricorda San Patrizio. Ed è tutto anche per questa sera, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Vi ricordo dopo il TG le previsioni del tempo. Thank you.